Vi presento il professore Roberto Paroni, dell'Università di Sassari, che terrà un seminario dal titolo Modelli variazionali per travi in parete sottile. Grazie mille. Quindi la presentazione sarà abbastanza informale e se avete domande fermatemi. Quindi parlo di travi in parete sottile, in generale di strutture sottili. Le strutture sottili vengono utilizzate molto spesso in ingegneria civile e anche in ingegneria aeronautica, in quanto hanno un rapporto resistenza-peso estremamente elevato e quindi in un certo senso sfruttano al meglio il materiale. In particolare parlerò delle travi. Lo studio delle travi risale a Galileo. E i modelli che vengono utilizzati al giorno d'oggi sono essenzialmente dovuti a Bernoulli e Navier, anche se molto spesso vengono indicati come modello di De Saint-Venant, perché De Saint-Venant trattò tutti i casi. Una giustificazione rigorosa basata sulla gamma convergenza risale soltanto al 1994, è dovuta a Zerotti, Baldo e Percivale. E in questo lavoro l'ipotesi principale era che il materiale fosse omogeneo ed isotopo. Queste due ipotesi furono rimosse da Miura e Silì nel 99. Ecco, le travi di cui vi parlerò sono travi in parete sottile e credo che le immagini diano l'idea di che cosa significa in parete sottile. Essenzialmente lo spessore delle pareti è molto più piccolo del diametro della sezione e queste sezioni vengono molto spesso utilizzate, ad esempio, come vedete, nei capannoni industriali, ma anche, come vedremo in seguito, in ingegneria aeronautica. Allora, le sezioni compatte non nel senso matematico, ma nel senso che le dimensioni della sezione sono tra loro paragonabili, sono caratterizzate essenzialmente da due grandezze, il diametro della sezione e la lunghezza della trave. Le travi in parete sottile invece sono caratterizzate da tre grandezze, la lunghezza della trave, che è molto maggiore del diametro della sezione, che a sua volta è molto maggiore dello spessore delle pareti. Allora, lo studio attraverso gamma convergenza o metodi asintotici delle travi viene fatto nel seguente modo: si considera una successione di travi in cui il diametro della sezione viene moltiplicato per un piccolo fattore epsilon. E successivamente viene fatto tendere a epsilon 0 per catturare il comportamento asintotico. Quindi il rapporto tra diametro e lunghezza è molto piccolo e questa piccolezza viene introdotta attraverso questo parametro epsilon. E quello che è stato dimostrato finora è che se uno studia poi ci tornerò magari su questo simbolo, gamma convergenza. Il problema elastico, il limite del problema elastico tiene il problema di De Saint-Venant. Le sezioni sottili invece sono state studiate in un paio di lavori da Lorenzo Freddi, Antonino Morassi e il sottoscritto. In un primo lavoro abbiamo considerato la sezione più semplice, la sezione rettangolare, mentre il problema limite per questa sezione è essenzialmente il problema di De Saint-Venant. Quindi di nuovo il comportamento è simile alle sezioni compatte. In un successivo lavoro invece abbiamo considerato le sezioni plurirettangolari così fatte e in questo caso il risultato, il problema limite dipende dalla geometria della sezione. In alcuni casi si ottiene il problema di De Saint-Venant. In altri casi il problema di Vlasov e tra un attimo cercherò di spiegarvi cos'è. Innanzitutto fatemi dire come abbiamo modellato queste travi. Allora ci sono, vi ricordo, tre grandezze in gioco: la lunghezza della trave, che la considero finita, poi c'è il diametro della sezione che è molto più piccolo della lunghezza della trave e quindi questa piccolezza viene introdotta con questo parametro epsilon.
Poi c'è lo spessore delle pareti che risulta essere molto più piccolo del diametro della sezione e questa piccolezza viene introdotto con un epsilon alla quadra, d'accordo? E come vi dicevo, poi abbiamo quello che abbiamo fatto sotto l'ipotesi di materiale omogeneo ed isotopo, abbiamo fatto tendere epsilon a 0 e in alcuni casi abbiamo ottenuto nuovamente il problema di de Saint-Venant, ad esempio in questo caso. Mentre per questa sezione e per quest'altra il problema limite non è il problema di de Saint-Venant, ma il problema di Vlasov. Se rimuovete un'ala, ad esempio questa, ovvero considerate una T, o in questo caso rimuovete questo e considerate una L, il problema limite non è più quello di Vlasov, ma è il problema di de Saint-Venant. Quindi dipende fortemente dalla sezione, dalla geometria della sezione. Allora, che cos'è il problema? Che differenza c'è tra il problema di de Saint-Venant e il problema di Vlasov? Lo si può vedere ad esempio da questo esempio. Qui c'è una trave a doppio T e è soggetta a due coppie flettenti. Queste coppie sono applicate le ali e come vedete hanno verso opposto. Se uno applica la teoria di de Saint-Venant per questa trave, vedrà che la trave non si deforma. In realtà, se uno fa un esperimento in laboratorio, osserverà che la trave sotto queste coppie si deforma e questo viene anche, è abbastanza anche intuitivo se uno considera lo spessore dell'anima di questa parte così piccolo da essere trascurabile, cioè zero. A quel punto abbiamo un'ala che è soggetta a una coppia e quindi si deformerà in questo modo, l'altra ala si deformerà nel modo opposto e poi a causa, diciamo, rimettiamoci ora l'anima, a causa di quest'anima le distanze tra i punti dovranno essere costanti essenzialmente. E quindi questi momenti flettenti, oltre a flettere le ali, faranno anche torcere la sezione di un angolo teta. Ora, non so quanto sia chiaro, ma comunque, dal punto di vista matematico, sicuramente quest'angolo teta, nella teoria di Vlasov, appartiene ad H2, cioè differenziabile due volte, mentre nella teoria di de Saint-Venant è soltanto una volta. Quindi anche dal punto di vista matematico c'è una notevole differenza tra i due problemi. Ecco, queste sono le sezioni che vorremmo considerare, cioè andiamo a rimuovere l'ipotesi di isotropia e di omogeneità. Quindi questa è una sezione di materiale composito, quello che vedete, questo ad esempio, è un laminato, quindi un laminato ha essenzialmente le sue caratteristiche meccaniche, che i laminati sono generalmente composti da una matrice in cui viene immerso un fibrato e questo fibrato ha una sua orientazione. Quindi le sezioni, come queste, sono generalmente anisotrope, in quanto ciascun fibrato non è isotropo, e sono inomogenee. Le proprietà cambiano da punto a punto. Quindi è una, tra virgolette, un'anisotropia, una inomogeneità completa della trave, nel senso che non è soltanto lunga la lunghezza della trave, ma la ritroviamo anche all'interno delle sezioni. Ecco, questo è quello, lo scopo del lavoro con Lorenzo Fredde e François Murat è considerare sezioni, travi con sezioni di questo tipo. Allora, la prima cosa che abbiamo fatto è fare una ricerca bibliografica, e abbiamo scoperto che in letteratura esistono centinaia e forse migliaia di lavori sull'argomento. Il primo che siamo riusciti a scaricare risale al 1990 e se uno va nella bibliografia troverà almeno una quarantina di lavori. Poi ci ritornerò su questo articolo, ma per il momento osservate il giornale, Journal of Aircraft. Saltiamo 10 anni, passiamo al 2000, il problema è ancora attuale, come vedete, e in questi 10 anni vi assicuro che sono state pubblicate centinaia e forse migliaia di articoli sull'argomento e ora vi mostro uno del 2006
probabilmente ne esistono anche più recenti, e di nuovo in questi 6-7 anni diversi articoli sono usciti, e notiamo che negli anni più recenti dal titolo si osserva che le teorie vanno via via sofisticandosi. Ad esempio qui si studia l'analisi torsionale di travi in parete sottile che tengono conto delle deformazioni dovute al taglio. Quindi c'è una ricerca di modelli sempre più sofisticati. Quindi il riassunto della nostra ricerca bibliografica lo possiamo sintetizzare attraverso queste due righe. Possiamo dire che le teorie sui materiali compositi non mancano, al contrario forse ce ne sono fin troppe. Perché questo? Perché ci sono così tanti lavori sull'argomento? Una prima risposta banale è che essenzialmente trovano applicazioni nei materiali compositi. I materiali compositi sono di forte interesse per l'industria e quindi è facile ottenere finanziamenti. Certo, questa non è una risposta, perché se ci fosse una buona teoria non servirebbero 1000 o più articoli. Una seconda risposta che abbiamo dato è, che l'abbiamo scoperta lavorandoci, è che il problema è molto complesso anche per le semplici sezioni rettangolari. Infine, un'ulteriore risposta è che uno può sfruttare questa complessità. Innanzitutto, perché è complesso? Beh, se il materiale è omogeneo e isotropo, allora i comportamenti flessionali, torsionali ed estensionali si disaccoppiano. Nel caso in cui il materiale è anisotropo, non c'è più questo accoppiamento, è tutto, cioè la flessione è accoppiata alla torsione e la torsione è accoppiata all'estensione. E quindi uno può sfruttare, e ora cercherò di spiegarvi che significa sfruttare questa complessità. Ecco, per spiegarvelo torno al primo articolo che vi avevo fatto vedere, quello del 1990, è Jean Aircraft, e vi leggo. Allora, attraverso il controllo dei parametri di laminazioni, orientazione dei fibrati e ordine dei laminati, i comportamenti strutturali, quali flessione e torsione, estensione e torsione, vengono introdotti. Quindi, come vi dicevo, se il materiale non è isotropo e non è omogeneo, si vanno ad introdurre questi accoppiamenti. Ovviamente qui, anziché parlare di omogeneità e di anisotropia, parlano di orientazione dei fibrati e ordine dei laminati. Cambiando l'orientazione dei fibrati, cambiando l'ordine dei laminati, cambiate sia l'anisotropia e sia l'omogeneità, la disomogeneità. E quindi cambiando questo ordine, che l'industria lo può fare tranquillamente, si vanno a modificare questi accoppiamenti, questi legami che ci sono tra flessione e torsione, ad esempio. Poi continua l'introduzione dicendo che recenti studi hanno mostrato che questi accoppiamenti hanno un'influenza elevata sulla dinamica delle pale degli elicotteri, inclusa l'aerostabilità e vibrazione, eccetera, eccetera. E quindi l'idea è andare ad ottimizzare l'anisotropia e la inomogeneità, che per l'industria significa semplicemente capire come orientare i fibrati e come ordinare i laminati, per minimizzare ad esempio fenomeni indesiderati quali le vibrazioni. D'accordo? Quindi questo è quello che intendevo prima, sfruttare la complessità. Cioè si vanno a ottimizzare l'orientazione dei fibrati, che qua si vedono, e anche l'ordine di laminazione, per minimizzare fenomeni indesiderati, instabilità aerodinamica, vibrazioni, eccetera. Ecco, quindi dopo questa lunga introduzione
arriviamo al problema, considero la sezione più semplice possibile, siamo in grado di trattarne altre, ma per semplicità considero questa. Allora, la trave è lunga L, e poi ci sono due parametri, una è il diametro della sezione che viene moltiplicato per un fattore piccolo, epsilon, e poi c'è lo spessore della parete che viene moltiplicata per epsilon al quadrato. Vabbè, queste sono le equazioni classiche di equilibrio, C è il tensore di elasticità, E è la parte simmetrica del gradiente di spostamento, B è la forza di volume che gioca un ruolo non troppo importante nella mia presentazione. Assumiamo che lo spostamento sia zero sulla base di questo cilindro in Z3 uguale a 0. È importante ricordarsi che Z3 è l'asse della trave e poi S sono le forze di superficie applicate sul mantello della trave. Ecco, quindi il problema è essenzialmente mandare epsilon e 0, capire che cosa succede di questo problema ed in particolare che cosa succede della soluzione U barra epsilon. D'accordo? Ecco, quindi non vi anziché dirvi come viene fatto, vi dico innanzitutto qual è il risultato. Allora, è classico oramai lavorare non su domini che dipendono da epsilon, ma su domini fissi. Questo lo si fa attraverso un semplice cambio di variabili. Quindi dal punto di vista matematico non sta succedendo nulla, è un semplice cambio di variabili. La soluzione che avevamo su questo dominio viene riscritta viene riscritta attraverso la composizione in una funzione che vive su questo dominio ora che non dipende da epsilon. Quindi d'ora in avanti chiamerò U epsilon senza la barra e come soluzione del problema. Cioè c'è una corrispondenza biunivoca tra U barra e U senza barra. Quindi noto questo, conosco questo e viceversa. Allora, come è fatta la soluzione U epsilon? U epsilon è circa uguale a U. Allora, prima di dirvi cos'è U, lasciatemi dire che questo circa uguale ha un preciso significato matematico che poi vi dirò qual è, però al momento preferisco utilizzare l'intuito e esporvi il risultato e poi mi sarà più facile specificare cos'è questo circa uguale. Quindi cos'è U? U appartiene a questo spazio. Quindi esistono delle funzioni z che dipendono solo da x3 e la prima coordinata di u sarà quindi funzione solo di x3, la seconda coordinata di u sarà funzione solo di x3, mentre la terza coordinata è così fatta. Ecco, queste sono essenzialmente questo spazio, lo spazio di Bernoulli-Navier. Quindi u è una funzione di Bernoulli-Navier. Che significa Bernoulli-Navier? Significa che essenzialmente le sezioni ortogonali all'asse rimangono piane anche a deformazione avvenuta e rimangono ortogonali all'asse. Quindi questo grafico rappresenta, questa è la sezione che come vedete è piana ed è ortogonale all'asse della trave. Ecco, questo è quello che accade a livello 1. A livello epsilon invece c'è un vettore R. E fa abbastanza intuibile capire cos'è R guardando qua. R1 sarà meno teta x2 e R2 è teta x1, quindi teta rappresenta essenzialmente la rotazione della sezione e queste sono le componenti di rotazione. R3 invece c'è x1 per x2 per teta primo, questo è quello che solitamente viene chiamato ingobbamento, in questo caso lo chiamerei ingobbamento isotropo, e poi c'è una parte dovuta all'anisotropia. Quindi il termine R è essenzialmente dovuto alla rotazione. Al termine epsilon quadro abbiamo un vettore V, e per capire cos'è V conviene prima analizzare la componente V3 e solo successivamente le prime due componenti. Allora vi ricordo che U è un Bernoulli-Navier, che significa che le sezioni rimangono ortogonali all'asse
e rimangono piane. Bene, attraverso questo V3 le sezioni non necessariamente rimangono piane e neppure ortogonali all'asse, quindi questa, se volete, è una correzione del Bernoulli Navier, una correzione a livello epsilon quadro. Mentre la coppia V1-V2 appartiene a questo spazio. Ora, quindi, per capirlo conviene concentrarsi sull'ultima riga un attimo. Allora, V1 sarebbe fatta così e funziona soltanto di X2 e di X3. Allora, immaginiamo di congelare X con 3, quindi fissiamo X con 3, il che significa che stiamo guardando a una sezione. La variabile X2 è essenzialmente l'asse della sezione. Quindi Z1 è funzione di X2, che significa che l'asse della sezione può spostarsi in questa direzione. Quindi l'asse della sezione non rimarrà più rettilineo, ma si deformerà. In questo modo, ad esempio, che farà Z2, cioè lo spostamento lungo questa direzione? Beh, è uno spostamento di questo tipo. E se uno va a studiarlo un attimino, vedrà che segmentini ortogonali all'asse della sezione rimangono ortogonali. Quindi questo spazio è un Bernoulli Navier lungo l'asse della sezione. Quindi questo è un Bernoulli Navier lungo l'asse della trave, V1, V2 è un Bernoulli Navier lungo l'asse della sezione. Ecco, questi campi di spostamento eta 1 ed eta 2 devono soddisfare alcune proprietà. Media nulla, questo è abbastanza evidente, perché essenzialmente gli spostamenti vengono determinati a livello 1 da questo campo. E poi c'è questa condizione che essenzialmente, se uno la studia, ci dice che la rotazione media della sezione deve essere nulla. Quindi questo non può avvenire, perché la sezione in questo caso si sarebbe ruotata, ma la rotazione è controllata a livello epsilon. Quindi queste sono condizioni che preservano i risultati, tra virgolette, ottenuti a ordini inferiori. E poi ci sono altri due termini. Allora, a livello epsilon cubo essenzialmente si ha una correzione del Bernoulli Navier a livello epsilon quadro. In altre parole, i segmentini, che a livello epsilon quadro della sezione sono costretti a rimanere piani ortogonali all'asse, a livello epsilon al cubo possono deformarsi e non necessariamente rimanere ortogonali all'asse, e comunque a livello epsilon cubo mantengono la loro lunghezza. A livello epsilon alla quarta si ha invece sono ammesse anche variazioni di lunghezza dei segmentini. Ecco, poi non c'è nient'altro. Quindi, prima di continuare, ci tengo a ribadire che questo non è un'espansione asintotica, è un risultato matematico ben preciso. Questo circo uguale, come vi ho già detto, ha un suo significato che tra un attimo vi dirò. Ecco, ora, benissimo, la U epsilon è più o meno è così fatta, però bisogna capire come determinare U, come determinare R, come determinare V e via avanti. Allora, ho riscritto la U epsilon e poi per dirvi come determinare U, R, V, W e Q, conviene introdurre questo strain generalizzato. Allora, in cui compaiono tutte queste grandezze Q, W e via avanti. Allora, se ricordate, questo termine misurava gli allungamenti degli elementini paralleli all'asse 1, e infatti la Q, come vedete, la ritroviamo nel punto 1,1, mentre questa U, ad esempio, era un Bernoulli Navier, e infatti la ritroviamo nel 3,3 e poi via avanti per gli altri. Insomma, definito questo strain generalizzato, uno va a risolvere questo problema
Allora, omega è il dominio fisso, C è il tensore di elasticità, che vi avevo fatto vedere prima, E è lo strain generalizzato che abbiamo appena definito, con QVWVRU, e questo è uno strain generalizzato con delle funzioni test. Le funzioni test devono vivere in uno spazio A, che sarebbe il prodotto degli spazi che vi avevo fatto vedere prima, ed L è il lavoro dei carichi esterni, che ho trascurato. Ecco, si dimostra facilmente che questo problema ha una sola soluzione, e quindi nota questa quintupla di funzioni, uno può scrivere quanto sta scritto nella riga superiore. Sottolineo, dovrebbe essere chiaro, che l'inomogeneità e l'anisotropia sono inglobate in questo tensore C, che ovviamente dipenderà da X, per tener conto che il materiale non è omogeneo. Quindi qui ho riscritto il problema. Sì, quindi immaginate di risolvere il problema, quindi di trovare Q, V, W, V, R e U, e a questo punto potete definire questo U cappuccio epsilon in questo modo, che è essenzialmente quanto abbiamo visto finora. Bene, allora si fa vedere che lo strain riscalato di U epsilon meno lo strain riscalato di questa U cappuccio epsilon va a zero. Cos'è lo strain riscalato? E epsilon è questa quantità, dove vedete che il termine 1,1 ad esempio è un epsilon alla quarta. Epsilon alla quarta, questo generava, se vi ricordate questo, infatti qui ci ritroviamo un epsilon alla quarta e qui c'è un epsilon alla quarta, poi questo è moltiplicato per 1, questo generava la U, e infatti qui abbiamo un 1, quindi vedete che questa matrice essenzialmente contiene 5 ordini, sì, 5 ordini che li ritroviamo esattamente in questa riga. Quindi per questo prima vi dicevo non c'è nient'altro, perché non c'è nient'altro in questa matrice. Quindi il circo uguale che abbiamo visto finora significa esattamente questo, significa che questa U cappuccio, che non è nient'altro che il membro destro, converge a, diciamo, U epsilon meno U cappuccio va a zero in questo senso. D'accordo? Ecco. Mi fermo o vi faccio vedere un attimo l'idea della dimostrazione? Vabbè, molto molto velocemente. Allora, il primo passaggio, come avevo già detto, si passa da un dominio che dipende da epsilon a un dominio fisso. E il legame tra questa U epsilon che vive su questo spazio, quindi queste U che vedete qua assumono valori in questo dominio, mentre queste U vivono qui e sono legate tra loro in questa forma, quindi una è moltiplicata per 1, l'altra per epsilon, un'altra per epsilon quadro, e questo viene fatto essenzialmente per rendere simmetrici i termini E1,2 e 1,3, d'accordo? E viene anche abbastanza naturale, dopo questo cambio di variabile, definire questo strain riscalato, tramite il quale uno riscrive il problema di partenza in questo modo, quindi c'è il tensore di elasticità, lo strain riscalato, della soluzione, della funzione test, e poi ci sono i carichi. Quindi se i carichi li controlliamo, abbiamo una stima uniforme in epsilon,
SC è definito positivo, immediatamente otteniamo una stima di questo tipo sullo strain riscalato della soluzione e quindi possiamo dedurre, a meno di sottosuccessioni, che epsilon di uepsilon converge a qualcosina in L2 che chiamiamo E. Ora, tutto sta nel determinare cosa è E. Allora, questo è epsilon, dobbiamo capire cos'è il limite di questo oggetto che ha diverse componenti, probabilmente la più semplice è questa perché non è divisa per epsilon, quindi partiamo da lì. Allora, il limite lo chiamiamo E3,3 e vogliamo capire cos'è E3,3. Allora, la norma L2 di questo oggetto è minore dell'infinito. Ora, banalmente, possiamo, visto che tutte queste epsilon sono al denominatore, le possiamo buttare via e ottenere una maggiorazione. Quindi notate che qui non c'è più la epsilon, qui c'è. E questo, ripeto, lo possiamo fare perché tutte queste epsilon le possiamo assumere innanzitutto minore di 1 perché andranno a 0 e stanno al denominatore. E quindi abbiamo questa stima, quindi da questa stima otteniamo subito con Korn che U epsilon è limitata in H1, quindi a meno di sottosuccessioni converge ad U e quindi la derivata rispetto a X3 di U epsilon converge alla derivata di U fatta rispetto a X3. In altre parole, E3,3 risulta essere questo e poi è abbastanza facile far vedere anche che è un Bernoulli Navier. Ecco, quindi abbiamo trattato questo caso, ora il prossimo caso probabilmente è questo, più semplice, perché questo è diviso per epsilon. Quindi cerchiamo di capire dove converge E2,3 diviso epsilon. Allora, visto che c'è un epsilon denominatore, rompe le scatole, facciamo un cambio di variabili. Chiamiamo R epsilon U epsilon diviso epsilon. In termini di R epsilon, lo strain riscalato si riscrive così. Qui avevamo un epsilon alla quarta, ora un epsilon viene assorbito da R e quindi ci ritroviamo un epsilon al cubo. Qui c'era epsilon al cubo, epsilon alla quarta e via avanti. L'unica differenza rispetto a prima è che ora qua ci troviamo un epsilon che è al numeratore, non più al denominatore. D'accordo? Comunque riproviamo a fare lo stesso giochetto scusatemi, di prima, sappiamo che questo è limitato, e ora, esattamente come prima, prendo le epsilon che stanno al denominatore e le butto via. Ovviamente questo termine lo devo lasciare fuori però, quindi su questa stima avrò tutta la i che varia da 1, 2, 3 e la alfa fino a 1, 2. In altre parole, ci sono tutti i termini tranne questo. E prima che si faceva? Beh, si applicava a Korn ed era fatta. Ora la domanda è se esiste una Korn parziale e in che spazio. Questa risposta hanno dato una risposta monomura in Silly, che fanno vedere, quindi come vedete qui la sommatoria è su i uguale a 1, 2, 3, alfa 1, 2, il controllo è sulla norma L2, ovviamente, vabbè, e se voi sottraete alla U3 questa quantità, ottenete una stima. Ora, la stima è su uno spazio abbastanza sgradevole, h la meno 1 di 0 L2, e un'altra osservazione è naturale che a U3 si debba sottrarre qualcosina perché bisogna eliminare il nucleo di questo operatore. Il nucleo di questo operatore sono le funzioni di Bernoulli-Navier e come vedete infatti questa non è nient'altro che la proiezione di U sul spazio delle funzioni di Bernoulli-Navier, cioè la media meno x alfa, la derivata rispetto a x3 delle medie, quindi esattamente la proiezione. Ecco, noto questo, vabbè, ora i dettagli, diciamo, noto questo, uno riesce a capire, lasciamo perdere i dettagli, come è fatto E2,3, ed è, ve l'ho fatto vedere prima, come era fatto. Passo successivo è studiare questo,
si fa il solito cambio di variabili per eliminare l'epsilon al quadrato. A questo punto ci ritroviamo però un epsilon e un epsilon quadro qua. Quello che abbiamo fatto è dimostrare una diseguaglianza di Korn che esclude questa componente e quest'altra, e poi abbiamo riapplicato il metodo. E quindi abbiamo dimostrato una diseguaglianza di Korn che esclude queste due, poi siamo andati ad escludere queste altre due, poi questa, insomma abbiamo 5 diseguaglianze di Korn che ci promettono di iterare il procedimento semplice visto per la procedura 3.3. Bene, mi fermo qua. Grazie.